vita in campagna tra allevamenti, cibi tipici, passeggiate nei vigneti. Firenze apre le porte al mondo rurale. L'inviata Anna Paola Ricci. A lezione seduti sul fieno si impara a fare la ricotta, è una delle materie dell'agriasilo. I bambini imparano principalmente a fare il formaggio, a fare il miele, a seminare l'orto, quindi poi anche a raccogliere, a accudire gli animali. Mi è estasiata a vedere i polli, perché non sono... chi l'ha mai visto un pollo? Già nel 500 il Parco delle Cascine era la tenuta agricola dei Medici. Per 4 giorni il meglio della vita rurale è tornato qui. Storie centenarie come quella dei falconieri. Quali caratteristiche deve avere un falconiere? Allora, innanzitutto la calma, la tranquillità, che non ci si approccia a questi animali con né con fermento né con ira, devi essere molto tranquillo e rilassato. Si esibiscono i butteri, eleganza e concentrazione. Abbastanza completa, sia la parte animali, sia la parte tecnologia, biomasse, vino, insomma una bella manifestazione. Ci sono molti animali e mi diverte vederli. I maialini della tipica razza cinta senese e dall'Australia alla Sardegna pecore da tutto il mondo. Le mucche e i limousine. E non poteva mancare la chianina. Prima di andare via ci imbattiamo in uno zufolatore.